sempre con le nostre posizioni di equilibrio e quindi iniziamo di nuovo da Samastiti, non sto a spiegarvelo di nuovo, tanto in questi giorni vi sarà venuta la nausea. Quindi alci attaccati e talloni divergenti, ruoto indietro le spalle, abbasso le scapole, leggera retroversione del bacino, ombelico indietro, mento verso lo sterno, andiamo a fare delle circonduzioni con il collo, in modo da rilassare un po' da una parte e dall'altra, ancora da una parte e dall'altra, ruoto indietro le spalle, ricordate di non perdere la vostra posizione, fate tutto questo occhi chiusi, indietro e in avanti. Ok, mani sui fianchi e provo a fare delle circonduzioni senza spostare il peso dai piedi, con il bacino da una parte e dall'altra. Cerchiamo proprio di sentire la rotazione dei fianchi da una parte e dall'altra. Resto al centro, inspiro, braccia verso l'alto, unisco le, intreccio le dita, ruoto e palmi verso il soffitto, retroversione del bacino, non attivate i glutei, spingo verso l'alto, inspiro ed espirando, fletto verso destra, mantenendo lo stesso peso su entrambi i piedi. Resto, cerco di sentire bene l'allungamento del fianco. Inspiro, risalgo verso il centro ed espirando, scendo verso l'altro fianco. Inspiro, risalgo, sciolgo le braccia, porto le mani lungo i fianchi in Samastiti, chiudo gli occhi, ascolto la pressione del sangue. Inspiro, riporto le braccia verso l'alto, unisco i palmi, ruoto i palmi verso l'alto, scusate, intreccio le dita, tiro bene verso l'alto, senza portare le spalle alle orecchie, allungo al massimo la colonna vertebrale ed espirando porto le mani in apertura, come una stella, come una croce. Si resta, petto aperto, non andate a inarcare la schiena, si resta ancora 5, mi raccomando, il respiro deve essere il vostro mantra. 4, manteniamo il respiro profondo e basso. 3, 2, 1, lentamente lascio scivolare le braccia lungo i fianchi, torno in Samastiti, ascolto la posizione. Porto le mani davanti al cuore, unisco i palmi, vado a ruotare i talloni come nella posizione delle ballerine, quindi apro i piedi completamente, talloni uniti e piedi sulla stessa linea. Spingo bene le mani una contro l'altra davanti al petto, provo a chiudere gli occhi e a mantenere la stabilità. 5 respiri, 4, 3, 2, 1, riapro gli occhi, ruoto i piedi in avanti, inspiro, braccia verso l'alto ed espirando, porto le braccia in avanti, mantenendomi sempre in equilibrio, non fate iperestensione delle ginocchia, Le mani sono in avanti, creo una linea con la schiena in avanti, resto 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, si risale verso l'alto,
Ed espirando, riportiamo le braccia in Samastiti. Inspiro, braccia verso l'alto, salgo sugli avampiedi ed espirando scendo. Ancora, inspiro, braccia verso l'alto, salgo sull'avampiede ed espirando scendo. Inspiro, salgo su anche con le braccia, appeso sull'avampiede ed espirando scendo. Altri due, inspiro, su, salgo sull'avampiede ed espirando scendo. L'ultimo resta, inspiro, salgo su, sull'avampiede resto. 5, 4, 3, 2, 1 ed espirando scendo giù, lascio andare tutto il peso del corpo verso il tappetino e ascolto l'allungamento delle catene posteriori. Resto qui, peso sull'avampiede, rilassate l'addome e i fianchi. Cerchiamo di spingere il più possibile l'addome verso le cosce, mantenendo rilassata l'addome comunque. E inspirando lentamente si risale su, braccia verso l'alto ed espirando mani lungo i fianchi. Radico la gamba sinistra e porto nella posizione dell'albero la gamba destra. Le mani sono davanti al petto nella posizione della preghiera, Anjani Mudra, e spingono una contro l'altro. Gomiti alti, resto per 5, 4, 3, 2, 1, ruoto in avanti il ginocchio, libero il piede, resto qui, il ginocchio è sulla stessa linea dell'anca, resto 5, 4, 3, 2, 1, sposto lentamente indietro la gamba destra, entro in Virabhadrasana 1, bassa la gamba a sinistra, si resta lì, 5 respiri, tesa la gamba destra, 4, 3, 2, 1, espirando porto le mani a terra, porto indietro la gamba sinistra, panca alta, se ce la fate bene si scende in 5 tempi dalla panca alta, se non ce la fate appoggiate le ginocchia a terra e scendiamo, 5, 4, 3, gomiti stretti, 2, 1, inspiro, scivolo in avanti, espiro, cane, testa in giù, si resta, 5 respiri, 4, spingete bene i talloni a terra, 3, rilassate il collo, 2, 1, sposto in avanti il piede destro, piede tra le mani, risalgo su, cerco di non appoggiare il piede sinistro a terra, risalgo e mi porto nella posizione dell'albero a sinistra, mani davanti al cuore. Se sentite di avere un equilibrio che vi fa stare bene, portate le mani verso l'alto e si resta, 5, 4, 3, 2, 1, espirando porto le mani davanti al cuore, ruoto in avanti la gamba sinistra, stacco il piede dalla coscia e creo piede a martello, ginocchio in linea sull'anca, 5, 4, 3, 2, 1, porto indietro la gamba sinistra, appoggio il piede a terra distante
Entro nella posizione del guerriero 1, braccia verso l'alto, gamba destra bassa e resto. 5, 4, 3, 2, 1. Espiro, mani a terra, inspiro, porto indietro la gamba destra, panca alta, scendo in 5. Portate le ginocchia se vi fa male la schiena. 4, 3, 2, 1. Scivolo in avanti. Inspiro, espiro, cane a testa in giù. Resto 5 respiri. 4, 3, 2, 1, passo sinistro, piede tra le mani, risalgo su, gamba destra staccata da terra, mi riporto nella posizione dell'albero. Di nuovo, mani davanti al cuore oppure braccia distese, mani unite. Resto 5, 4, 3, 2, 1, porto le mani davanti al cuore, porto in avanti la gamba destra, stacco il piede, resto qui. 5, 4, 3, 2, 1, porto indietro la gamba destra ma mi porto in Virabhadrasana 3, quindi la gamba è su, non è a terra, resto qui, mani davanti al cuore, ancora 4, piede a martello, 3, 2, 1, fletto la gamba a sinistra, porto a terra la destra, Virabhadrasana 1, resto, 5, 4, 3, 2, 1, espiro, mani a terra, porto indietro la gamba a sinistra, inspiro, panca alta, scendo in 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, apro il petto, espiro, cane a testa in giù, resto, 5 respiri, 4, 3, 2, 1, inspiro, passo destro, piede tra le mani, su, si sale, piede sinistro staccato, lo porto nella posizione dell'albero, mani davanti al cuore, resto qui, 5, 4, forte la gamba, cercate di sentire il lavoro dell'addome, del gluteo, non è contratto ma è attivo, 2, 1, porto in avanti la gamba sinistra, stacco il piede, resto qui, 5, 4, 3, 2, 1, porto indietro la gamba sinistra, entro in Virabhadrasana 3, piede sinistro punta il pavimento a martello, 5, 4, 3, 2, 1, fletto leggermente la gamba destra, porto a terra il piede sinistro, entro in Virabhadrasana 1, forti le gambe, fortissime, 5, 4, 3, 2, 1, espiro, mani a terra, inspiro, porto indietro la gamba destra, panca alta, scendo, 5,
quattro, tre, due, uno, inspiro, scivolo in avanti, apro il petto ed espirando, cane a testa in giù. Resto, 5 respiri, 4, 3, 2, uno, passo sinistro, piede tra le mani, inspiro, risalgo su, rientro nella posizione dell'albero, rimaniamo 3 cicli respiratori, 3, 2, 1, porto in avanti il ginocchio, libero il piede, resto, 3, 2, uno, espiro, porto le mani sui fianchi, porto indietro il piede destro, lo porto a terra, appunto l'avampiede, scendo con il ginocchio verso il pavimento, non lo tocco, risalgo su, inspiro e riporto la gamba in avanti, nella posizione iniziale. Ancora, scendo indietro, espiro, fletto il ginocchio, risalgo su, riporto in avanti la gamba. Di nuovo indietro. Scendo, salgo, inspiro, espiro in avanti la gamba. Di nuovo, indietro, scendo con il ginocchio, risalgo, in avanti. Ancora, indietro, scendo, risalgo, in avanti. Altri 3, indietro, scendo, risalgo, in avanti, altri 2, scendo, scendo giù col ginocchio, inspiro, risalgo, in avanti, l'ultimo, indietro, scendo, risalgo, in avanti, resto qui, mani davanti al cuore, entro in Virabhadrasana 3, quindi porto indietro la gamba, piede a martello, resto, 3, 2, 1, fletto la gamba a sinistra, rientro in Virabhadrasana, 1, 3, 2, 1, porto le mani a terra, inspiro, guardo avanti, porto indietro la gamba a sinistra, scendo in 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, apro il petto, espiro, cane a testa in giù, e si resta, 5, 4, 3, 2, uno, passo destro, piede tra le mani, inspiro, risalgo su, rientro nella posizione dell'albero, resto, per 3, 2, 1, porto avanti il ginocchio, libero il piede, resto per 3, 2, 1, mani sui fianchi, inspiro ed espirando, indietro la gamba a sinistra, fletto il ginocchio, risalgo e in avanti sulla gamba, ancora, indietro, fletto, stendo, risalgo, ancora, indietro, prendiamoci tutto il tempo, scendo, distendo, risalgo, ancora, indietro, scendo, risalgo, in avanti, ancora, indietro, fletto, stendo, in avanti, ancora 3, indietro, fletto, stendo, in avanti, ancora 2,
indietro, fletto, stendo, in avanti, l'ultimo, indietro, fletto, stendo, in avanti, mani davanti al cuore, inspiro ed espirando Virabhadrasana 3, piede punta al pavimento, 3, 2, 1, fletto la gamba destra, appoggio il piede sinistro, Virabhadrasana 1, 3, 2, 1, espiro, porto le mani a terra, inspiro indietro la gamba destra, scendo, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, apro il petto ed espirando, cane a testa in giù, si desta, 5, spingo bene i fianchi verso l'alto, 4, 3, 2, 1, inspiro, passo sinistro, piede tra le mani, lentamente si risale su, si rientra nel nostro albero, resto, 3, 2, 1, ruoto in avanti la gamba, libero il piede, resto per 3, 2, 1, mani ai fianchi, inspiro ed espirando indietro la gamba, fletto il ginocchio, distendo, riporto in avanti, ancora 2, indietro, fletto, distendo, riporto in avanti, l'ultimo, indietro, fletto, risalgo, in avanti, mani davanti al cuore ed entro in Virabhadrasana 3, e il resto, 3, 2, 1, risalgo su, non appoggio il piede, lo riporto in avanti, incrocio largo, piede destro sulla gamba sinistra e si scende con i fianchi, resto, 5, 4, 3, 2, 1, porto indietro la gamba destra, entro in Virabhadrasana 1, resto, 3, 2, 1, mani a terra, inspiro, porto indietro la gamba a sinistra, scendo in 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, apro il petto, espiro, cane a testa in giù, resto, 5, 4, 3, 2, 1, passo destro, piede tra le mani, inspiro, risalgo su lentamente, entro nell'albero e resto, 3, 2, 1, ruoto in avanti il piede, resto qui, 3, ginocchio sulla stessa linea dell'anca, piede a martello, 2, 1, mani ai fianchi, indietro la gamba a sinistra, affondo, risalgo su distendo la gamba, piede in avanti, ancora, indietro, affondo, distendo, risalgo, l'ultimo, indietro, affondo, distendo, in avanti, mani davanti al cuore, inspiro,
ed espirando entro nel guerriero 3. Resto 3, 2, 1, inspiro, risalgo in avanti, non appoggio il piede, incrocio, gamba sinistra sulla destra, apro bene l'incrocio, scendo, 5, 4, 3, 2, 1, libero la gamba sinistra, la porto indietro, entro in Virabhadrasana 1, resto, 3, 2, 1, espiro, mani a terra, porto indietro, inspirando la gamba destra, panca alta, scendo, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, scivolo in avanti, apro il petto, espiro, cane a testa in giù, resto, abbiamo l'ultimo, 5, 4, 3, 2, 1, passo sinistro, piede tra le mani, inspiro, risalgo su, porto in avanti la gamba destra, entro nella posizione dell'albero, resto, 3, 2, 1, ruoto in avanti la gamba destra, stacco il piede, piede a martello, ginocchio sulla stessa linea dell'anca, 3, 2, 1, mani sui fianchi, inspiro ed espirando porto indietro la gamba, fletto il ginocchio, distendo la gamba e torno in avanti, ancora, indietro, scendo, risalgo, in avanti, l'ultimo, indietro, scendo, distendo, in avanti, resto qui, mani davanti al cuore, porto indietro la gamba destra, entro in Virabhadrasana 3, 3 respiri, 2, 1, inspiro, risalgo su, il piede non tocca terra, incrocio largo, scendo, 3, 2, 1, vado a chiudere l'incrocio delle gambe, entro nella posizione dell'aquila, quindi il piede destro si attacca alla caviglia se ce la fate, se no il più vicino possibile, schiena dritta, incrocio le braccia e il resto, 5, 4, 3, 2, 1, libero le mani, le riporto davanti al cuore, libero la gamba destra, indietro, Virabhadrasana 1, resto, 3, 2, 1, mani a terra, inspiro, porto indietro la gamba sinistra, scendo, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, apro il petto, espiro, cane a testa in giù, resto, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, passo sinistro o destro, aiuto, passo sinistro in avanti, no, destro, scusate, in avanti, risalgo su e rientro nella posizione dell'albero e resto qui, 3, 2, 1,
ruoto in avanti, il ginocchio sinistro lo resto qui, 3, 2, 1, porto indietro la gamba, mani sui fianchi, scendo giù a fondo, risalgo, in avanti la gamba, ancora, indietro, scendo, risalgo, in avanti, indietro, scendo, risalgo, in avanti, resto qui, mani davanti al cuore, lentamente porto indietro la gamba, entro in Virabhadrasana 3 e resto, 3, 2, 1, inspiro, risalgo su, allargo l'incrocio e scendo, 3, 2, 1, chiudo l'incrocio e provo a chiudere verso la caviglia destra, scusatemi, resto, 3, basso e chiusissimo l'incrocio, se voglio intreccio anche le braccia, ancora, 3, 2, 1, libero l'incrocio, porto le mani davanti al cuore, indietro la gamba sinistra, Virabhadrasana 1, resto, 3, 2, 1, mani a terra, espiro, inspiro, indietro la gamba destra, scendo, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, apro in avanti il petto, espiro, Adho Mukha Svanasana, fletto le ginocchia, le porto a terra, e scendo in Balasana, riposo. Portate l'attenzione alle costole e cercate di visualizzare il vostro respiro. Cerchiamo di riportare tutto alla calma, cerchiamo proprio di riabbassare al massimo il nostro respiro. Fate dei bei respiri profondi, osservate la vostra cassa toracica. Inspirando lentamente srotoliamo la colonna vertebrale, ci portiamo in quadrupedia, incrociamo le caviglie, scivoliamo indietro e liberiamo le gambe in avanti. Lavoriamo su un addominale, Navasana, cercando di farlo nel migliore dei modi, progressivo. Allora, le mani sono parallele alle nostre ginocchia, facciamo una leggera retroversione del bacino in modo da trovare bene il nostro punto di appoggio e porto la gamba destra nella posizione del tavolino, quindi ho la caviglia in linea con il ginocchio più possibile vicino all'addome. La gamba sinistra si stacca da terra, rimane lì, cercate di avere le ginocchia sulla stessa linea, non un ginocchio su e uno giù, sulla stessa linea, paralleli, il piede sinistro sfiora il pavimento e si resta, 5, schiena più dritta possibile, 4, 3, 2, 1, cambio, giù la gamba destra, sfioro con il piede il pavimento, su a tavolino la sinistra, petto aperto, resto, 5, 4, 3, 2, 1, tutti e due i piedi sfiorano il pavimento, si resta qui il petto aperto, chi richiamate il più possibile le ginocchia al petto, il lavoro è lì, non avere le ginocchia distanti,
4, 3, 2, 1, tutte e due le gambe a tavolino più vicine ancora alle nostre cosce, 5, 4, 3, 2, 1, più vicine, distendo tutte e due le gambe verso l'alto, resto, 5, 4, 3, 2, 1, fletto le gambe, prendo, afferro le cosce, scendo giù e porto le ginocchia al petto, senza dondolare, lasciamo solo schiacciare la colonna a terra. Si resta, 5 respiri, 4, 3, 2, 1, si torna nella nostra posizione iniziale di Navasana, manteniamo le gambe piegate a tavolino tutte e due, più vicine possibili le cosce. Allora, se non ce la fate vi aiutate con le mani, se non ce la fate mettete le mani a terra dietro la schiena perché andiamo a chiuderci, ok? Quindi se si riesce si fa così, se così è troppo intenso afferriamo le cosce e ci aiutiamo, se anche così è troppo intenso mani a terra dietro la schiena e espirando vado a chiudere, inspiro, apro, non troppo, chiudo e apro, chiudo, è lento, e apro, chiudo e apro, chiudo e apro, 5 e apro, 6 e apro, 7 apro, 8 apro, 9 apro, 10 resto chiusissima, 5, 4, non basculate, equilibrio, 3, 2, 1, afferro le cosce, lentamente scendo giù, ginocchia al petto, si resta lì fermi, 5 respiri, 4, 3, 2, 1, di nuovo risalgo su nella stessa posizione di prima, le gambe stavolta sono distese e proviamo a fare la stessa cosa con le gambe distese, se non ce la fate le piegate, cercate di avvicinare il più possibile l'addome alle cosce, scendo e risalgo, scendo e fuori l'aria, scendo e risalgo, scendo e risalgo, 5 e risalgo, 6 e risalgo, 7 e risalgo, 8 risalgo, 9 risalgo, 10, resto su, 5, 4, 3, 2, 1, afferro le cosce, lascio andare giù le gambe e riporto la schiena a terra, ginocchia al petto, resto lì, 5, 4, 3, 2, 1, risalgo, l'ultimo, si rientra nella nostra posizione, stavolta le mani sono dietro la testa, non la sostenete, sono dietro le orecchie, il gomito sinistro incrocia il ginocchio destro, la gamba sinistra si allunga, 1 e cambio, espiro.
E 2 e cambio. E 3 e cambio. E 4 e cambio. E 5 e cambio. E 6 e cambio. Tirate bene le gambe. 7 e cambio. 8 cambio. 9 cambio. 10 cambio, afferro le cosce e scendo giù piano piano. Ok, massaggiamo adesso. Mani afferrano le ginocchia, massaggiamo. Avanti e indietro, destra e sinistra. Portiamo le mani sulle ginocchia e andiamo a far fare dei bei cerchi alle nostre, ai nostri femori, alle nostre gambe, alle nostre cosce. Le ginocchia si allontanano e poi si avvicinano. Si allontanano e si avvicinano. Inverto il giro dall'altra parte. Ancora, due, tre. Mantengo le ginocchia al petto e ruoto verso destra. Scapola sinistra a terra. Non fatevi male, eh? È una posizione di recupero. Si resta. 5 respiri, 4, 3, 2, 1, torno al centro, ruoto verso sinistra e scapola destra a terra, resto per 5, 4, 3, 2, 1, riportiamo le ginocchia al petto di nuovo, massaggiamo bene la schiena e poi distendiamo a terra la gamba destra, allunghiamola, eh? La sinistra rimane al petto, tiro bene la sinistra verso il petto, cercate di rilassare la parte alta della coscia in modo che allentiamo un pochino la tensione di tutto il lavoro che abbiamo fatto anche in piedi. Riporto al petto anche il ginocchio destro e distendo la gamba sinistra mantenendo il ginocchio destro al petto. Si resta. Distendo le braccia e distendo le gambe. Tiro bene il centro del corpo in modo da allentare anche il retto addominale, i nostri addominali. Inspirando, porto le braccia verso il soffitto ed espirando, le lascio scivolare lungo i fianchi. Ruoto indietro le spalle, abbasso le scapole, resto. Cercate proprio di sentire il peso del corpo a terra, rimanete lì, concedetevi un po' di recupero, tutto il peso del corpo scivola verso il pavimento, rimanete sul vostro respiro, quello che in questo momento deve attirare la vostra attenzione è il vostro respiro, la sua profondità. Ancora 5, 4, 3, 2, uno, inspirate profondamente,
Ed espirando lasciate andare il respiro. Iniziate a riattivare le dita delle mani e dei piedi con piccoli movimenti, i polsi e le caviglie. Stirate il corpo se ne sentite il bisogno e lentamente vi portate sul fianco destro. Con le mani lentamente vi riportate su e vi portate al centro. Incrociamo le nostre gambe senza incrociare le caviglie e portiamo il mento verso lo sterno. Facciamo qualche circonduzione della testa, mi raccomando il collo e la schiena sono ben dritti, da una parte e dall'altra. Inspirando portate le braccia verso l'alto e espirando portate le mani dietro la schiena, una mano afferra un polso, gomiti morbidi, inspirando apriamo bene il petto ed espirando si scende, inspiro si risale su, mani alle ginocchia, espirando lasciamo andare indietro il peso, inspirando ci riportiamo verso il centro, di nuovo braccia verso l'alto, uniamo i palmi ed espirando mani davanti al cuore. E grazie.